Buongiorno a tutti, sono già alle 9 e un quarto, sono già operativa da più o meno un'oretta. Sono andata a recuperare alcuni detersivi giù in garage. Allora, oggi i miei programmi vorrei pulire tutte le tapparelle e tutti i vetri, ecco. E poi vediamo nel frattempo quanto tempo ci metto tutto quanto. Stamattina mi sono già programmata per il pranzo e la cena. Oggi sto a casa e niente, mi dedico tutto a casa. Niente, ragazzi, sono andata a recuperare il detersivo e lo proviamo subito perché faccio vedere. Ho questi tappeti qua che sono sporchini. Non so se si vede qua, però sono molto molto sporchi. Anche qua faccio vedere, forse si vede meglio. Qua c'è le macchie di caffè. Questo è quello di cucina, è ben sporco. Niente, ragazze, come detersivo voglio provare questo qua che abbiamo comprato un'altra volta. Lo proviamo subito. Questo qua è anche bello concentrato. Beh, almeno c'è scritto così. Concentrato, sì, guardate. Io direi che è molto concentrato. Già. Sembra una gelatina. Ma molto concentrato. Facciamo così, che facciamo prima, se no stiamo qua fino a domani. Però non ha detto che è buono, deve essere concentrato così. Ora poi voglio mettere percarbonato. Ci mettiamo un cucchiaino di questo qua, lo metto direttamente dentro. Aspettate che forse vi faccio vedere che è meglio. Ma comunque avete capito, no? Facciamo misti 40 gradi, 1 ora e 10. Vediamo un attimo se con questo lavaggio qua si pulisce. Allora, nel frattempo metto le lenzuola all'aria, poi dopo vado un attimo in cucina che finisco di preparare la cena. Faccio le tigelle, allora è già passata un'oretta da quando ho impastato e dopo vado a finire. Intanto metto il lenzuolo all'aria. Sono messa le scarpe per la sicurezza perché devo usare la scala.
cambierò tutto con la moneca. Userò i guanti, quelli che ho in cucina, vedrete che sono ormai sono tutti bruttini. Allora finisco di utilizzare questi qua. Questi mi sono trovate benissimo. La marca non mi ricordo adesso. Ah, è finita anche la lavatrice. Ho lavato questo qua, che c'erano delle macchie anche del caffè, tra l'altro, è andato via tutto. Non so se è stato percarbonato che ha fatto andare via tutto, comunque si è lavato tutto benissimo, tutti i tappeti, anche con le macchie. Però direi di sì, perché quello lì è un detersivo, secondo me non c'entra niente. Anche il detersivo mi sa che è buono, poi vediamo nel frattempo come risulta. Però percarbonato, ragazzi, veramente. Secondo me è stato percarbonato che mi ha smacchiato tutto. Ragazzi, voglio fare una cosa. Oddio. Voglio mettere anche questo qua, che è tutto macchiato, insieme alle tende, che così va bene. Ci va messo qualcosa con le tende, che così si lavano meglio. Ci metto questo qua, vedete, è tutto macchiato praticamente questo qua. Facciamo un'altra prova, ci metto un'altra volta percarbonato, un cucchiaio dentro la lavatrice, e poi ci metto anche il detersivo. Perché se è il percarbonato che ha fatto queste cose qua, ragazzi, io Vanish non lo compro più. Ecco, ci devo mettere un cucchiaio del genere. Vabbè, queste volte l'ho comprato una cosa, questo qua che è piccolino, perché non mi ricordo com'era, ecco, sono sincera, non mi ricordavo com'era. Comunque, guardate, sbiancante, igienizzante, ecologico per i capi bianchi. Perché se è percarbonato, per caso, smacchia tutto. Cioè, smacchia il caffè. Cioè, io volevo arrivare al punto di non comprare più Vanish, perché costa un sacco di soldi e volevo trovare una cosa un po' più ecologica, diciamo. E fino ad oggi non ho trovato niente, ecco. Poi non so se vi ricordate, avevo fatto anche un video, ma un vecchio video, che l'anno scorso, che stavo provando di smacchiare la mia tovaglia in modi diversi, quelli che ho visto anche su YouTube che girano, sono tutte cavolate, ecco. Comunque è molto denso questo qua, se guardate, già sembra una gelatina più che altro. Sì, ti lascia un profumo senza profumazioni floreali, così. Infatti c'è scritto bucato classico. Facciamo un'altra prova con questa cosa qua e poi vediamo. Se smacchia tutto, sarò super contenta, veramente. Cioè. Tra l'altro l'avevo fatto un lavaggio a 40 gradi, non è che ho fatto 90 gradi, cioè, e poi che è durato anche poco. Stessa cosa faccio anche qua, vabbè, qua sono le tende. Le tende giustamente non posso mica lavare a 90 gradi, anche perché sono anche sintetiche. Allora, intanto procedo con questo spolverino qua, che spolvera anche tutte le pareti. Se ci sarà, non so, tipo una ragnatela, anche la polvere, ecco, va benissimo con questo qua.
si pulisce molto bene con l'ammoniaca. Da tanti anni che pulisco con l'ammoniaca, non cambio. Allora, adesso puliamo anche il termosifone qua. Allora, qua ci ho messo l'acqua con un goccino d'ammoniaca. Vi faccio vedere come pulisco il termosifone io. Questa vaschetta qua la tengo apposta per fare questi lavori qua.
Allora, ho finito la lavatrice, sto guardando questo asciugamano qua, qualche macchiolina piccolina piccolina c'è rimasta ancora, ma proprio piccolina però. Secondo me se ci mettiamo questi asciugamani qua dentro l'acqua calda con un po' di percarbonato in un'ora va via, perché la lavatrice adesso non mi ricordo quanti gradi ci ha messo, 40 gradi, ecco, a meno gradi è anche lavaggio molto veloce, però è venuto molto più chiaro anche tra l'altro, e qualche macchiolina però c'è rimasta, ma questa cosa qua adesso poi rilavo alcune cose a temperature un po' più alte e secondo me va via. Allora, intanto adesso tiro fuori dalla lavatrice la tenda, quella più grossa, la rimetto subito perché quello lì si asciuga stando lì, ecco. Facciamo questo lavoro qua. Dopo quelle altre tende invece le devo asciugare perché quelle altre li stiro anche. Questa invece non la stiro, si asciuga così.
Ragazzi, un'altra volta qualcuno mi ha scritto che non cambio mai l'acqua, giustamente. Questa volta sarò accusata per uno sprecone d'acqua. E via che andiamo. Questo sarà il terzo quarto, eh? Comunque, per queste pulizie ho sprecato 20 litri d'acqua e sarà 1 litro d'ammoniaca. E sarò arrestato domani.
Allora, con la carta che mi è rimasta dai vetri, adesso do una pulita anche qua veloce a questo vetro qua della stufa, così non sprechiamo la carta. Alcol. Giustamente non si pulisce una mazza. Vi faccio vedere con l'aceto. Così faccio qualche prova. Aceto, eh? Noda di noda. Anche aceto non pulisce. Questa è lisciva. Riusciva, va già meglio. Però sì, ci voleva anche una spugnetta, solo che non l'avete presa. Vabbè, vado a prendere la spugnetta qua, così dopo la butto via. Allora ragazze, la tapparella del balcone invece aggiungo anche un goccino di sapone per i piatti per sgrassarlo anche un po', perché sapete in cucina che si cucina sempre, si fa mangiare, c'è poco da fare. Allora, la moniera sempre e poi ci metto un goccino di sapone per i piatti, ecco, due, perché è come un cucchiaino, ecco. Va bene, allora mi è rimasta la cucina e mi è rimasto anche il bagno. Sono già le 4 e mezza. Siamo un po' lentini, ragazze. Nel frattempo che stavo pulendo lì, mia suocera mi ha portato le tende, ve le faccio vedere. Ta-da! Comunque sì, i tendoni stanno molto meglio,
Mi ha prestato queste qua, anche così adesso per il momento tengo queste, le ho già appese. Secondo me dopo stanno molto meglio. Va bene ragazzi, devo finire le mie pulizie perché oggi veramente... Però sono stata abbastanza bravina, quasi quasi pulito tutto, cioè mi manca il bagno, adesso finisco la cucina. Il bagno secondo me ormai lo lascio per domani perché oggi ho già dato, secondo me. Comunque ragazzi, acqua e l'ammoniaca secondo me è il miglior metodo di pulizia per i vetri perché non lascia aloni proprio. Non ci vuole niente, solo un po' d'acqua, l'acqua calda e l'ammoniaca, ecco. E io da anni che pulisco così e secondo me è meglio di così, non riesce a pulire con niente. Poi semmai domani possiamo provare quelli del bagno perché oggi sono già le 6 ragazze. Ridendo e scherzando sono arrivate le 6 e adesso finisco di pulire qua. Poi dopo voglio editare il video e noi ci vediamo domani perché anche domani sono a casa e quindi finirò le mie pulizie domani. Ecco, niente, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao ciao!